Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Lettera ai Romani, capitolo 8, verso 1. Nessuna condanna. La condanna è susseguente ad una colpa che è stata commessa. Quando accettiamo il sacrificio compiuto da Cristo Gesù per noi, i nostri peccati, le nostre colpe, sono lavate e cancellate dal suo sangue versato in croce. L'uomo dell'Antico Testamento, invece, seguiva la legge di Mosè, una legge ricca di precetti e riti da seguire. Infatti, per ogni colpa e peccato c'era un sacrificio da fare, un rituale da adempiere. L'individuo peccatore era impuro agli occhi di Dio e benché avesse adempiuto ad ogni minimo particolare dei precetti, il peccato non veniva in ogni caso rimosso, ma soltanto coperto. Con la venuta di Cristo, invece, nel mondo, con la sua morte espiatrice sulla croce, il peccato è stato tolto definitivamente, cancellato dalla vita di colui che crede in quel sacrificio. Chi si affida a Gesù non ha più niente da temere. Il peccato è tolto, la pace interiore che solo Lui può concedere si stabilisce nel cuore per sempre. Cristo Gesù ha pagato per ognuno di noi il prezzo del riscatto con il suo prezioso sangue. Rifiuterai ancora questo magnifico ed ineffabile gesto d'amore che ti dona la vita eterna con il tuo Creatore?